La prima domanda è d'obbligo. Cosa ha detto Nicola Allegrottaglie all'intervallo di questa partita ai suoi ragazzi? Eravate passati in vantaggio, poi il fulmineo pareggio dell'Ascoli, ma il primo tempo non era stato un granché. Nella ripresa abbiamo visto un Pescara travolgente. No, sì, questo è vero. Abbiamo fatto un'ora di bel calcio, devo dire la verità. E finalmente ho visto quello che volevo, per cui lavoro tutta la settimana. E quello che è successo, non ce lo possiamo spiegare, 25 minuti di timore, ci siamo spaventati, avevamo un po' di tensione da scaricare, eppure siamo andati in vantaggio e abbiamo avuto comunque altre due o tre situazioni importanti, nonostante avessimo fatto un primo tempo un po' sottotono, e dove l'Ascoli ci ha messo anche un po' di difficoltà, ma al secondo tempo è venuta fuori la qualità, l'esperienza, la personalità e l'identità di questa squadra che va costruita, e ci vuole tanto lavoro. E la partita di oggi mi ha detto personalmente che c'è da lavorare ancora tanto. Possiamo dire, mister, che il passaggio dal 3-5-2 ad un modulo più offensivo sulla carta ha prodotto risultati, soprattutto nella ripresa, quando il Pescara ha giocato e ha costruito occasioni. Sì, ma anche col 3-5-2 comunque avevamo creato tante situazioni importanti, no? Il 4-3-3